ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare? Ma come? Tre volte al giorno la preghiera dello Shema, i salmi cantilenati che ogni Dio israelita conosceva a memoria e praticava, e vedendo, e non sarà stata certa la prima volta, Gesù mentre pregava, un discepolo anonimo, così ognuno di noi può prendere il suo posto, domanda: insegnaci a pregare, Maestro. Gli apostoli, come noi, erano dei fervidi devoti. E come che pregavano, ci mancherebbe. Ma davanti alla preghiera di Gesù si rendono conto di non essere capaci, semplicemente. Gesù irradia qualcosa che è oltre la soddisfazione di aver praticato un rito, compiuto un dovere, oltre. Probabilmente dietro quel insegnaci a pregare non c'era tanto la richiesta di imparare nuove formule o nuovi gesti, la Bibbia ne era piena, quanto un chiedere a chi rivolgersi. E Gesù consegna la preghiera dei figli che si affidano e si fidano. Guardare a Dio non più solamente come al Creatore onnipotente, ma come al Padre nostro. Incredibile. Dio è nostro Padre. Scorre sangue divino nelle nostre vene. Pregare chiamando Dio Abba, Padre, è realizzare chi sono io, figlio. Un figlio amato e ben voluto a prescindere. A prescindere dai meriti e anche da quanti errori abbia fatto nella vita o stia ancora facendo. Ad ogni momento le sue braccia sono aperte. Pregare come Gesù ci ha insegnato è prendere posizione per rapporto a noi stessi, figli, agli altri, fratelli e sorelle, al creato e la casa comune, a Dio, non onnipotente, ma Padre onnipotente. Racconta una tradizione orale che un giorno frate Masseo era sul monte della Verna e fece con frate Francesco una gara singolare. Chi dei due sarebbe stato capace di recitare più Padre Nostro durante la notte? Li avrebbero contati con dei sassolini. L'indomani, frate Masseo, con le mani colme di sassolini, si recò da Francesco. «Ecco il Padre Nostro che ho recitato in questa notte. Mostrami i tuoi». Francesco, con un senso di ammirazione, disse al compagno: «Io in verità non sono riuscito a finire un solo Padre Nostro. Mi sono fermato sulla prima parola tutta la notte. Tutta la notte per una sola parola.
padre, tutta la notte per scoprirsi figlio. È una preghiera per coraggiosi, il Pater. È la preghiera di chi ha accettato di vivere da figlio nella casa del padre, non da salariato nella bottega del padrone. Il nostro cuore desidera incontrare il Padre.